Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le Top News. Fisco mini stangata da 42 euro per l'IMU. Marò, pena di morte ufficialmente esclusa. Cuperlo attacca Renzi. Alfano, governo dipende da noi. Una mini stangata da 42 euro in arrivo per i residenti dei comuni che nel 2013 hanno deciso aumenti di aliquote IMU. Potrebbe essere questo l'esito della decisione del governo di far ricadere sui contribuenti il pagamento di metà dell'extragettito. Critico il presidente dell'ANCI Piero Fassino. Il governo chiarisca e onori gli impegni presi. È tempo che cessi questo assurdo balletto di parole. La possibilità che due marò italiani possano essere condannati a morte in India è stata ufficialmente esclusa, lo ha affermato il ministro degli esteri Emma Bonino. I timori erano emersi dopo indiscrezioni di stampa che citavano un rapporto della NIA in cui si chiedeva l'applicazione della pena capitale in caso di omicidi. Il portavoce del governo indiano aveva in precedenza ricordato che il caso non rientra tra quelli punibili con la pena di morte. Si inasprisce lo scontro per la guida del PD all'indomani del voto sulla decadenza di Berlusconi. Renzi si muove in continuità con il ventennio di Berlusconi, dice Cuperlo. Oggi il governo delle larghe intese è saltato, ribadisce Renzi. Non abbiamo paura di nessuno, afferma Epifani, escludendo elezioni in primavera. E Alfano, la vita del governo dipende da noi. Non sono state raggiunte le 500.000 firme necessarie per far passare i 6 quesiti referendari sulla giustizia promossi dai radicali. Lo ha decretato l'Ufficio Centrale per i referendum della Cassazione. Il quesito più votato, con 420.000 firme, è stato quello sulla responsabilità civile dei magistrati. Il meno votato, quello sull'abolizione dell'ergastolo, fermo a 260.000 firme. Gli altri riguardavano la custodia cautelare, la separazione delle carriere e l'abolizione dei fuori ruolo in magistratura. Mentre non si è ancora attenuato il gelo di Attila, una nuova ondata di maltempo si appresta a colpire l'Italia. Sabato una perturbazione atlantica fredda raggiungerà il nord con neve tra Piemonte e Lombardia. A sud invece giungerà Nettuno, che porterà maltempo sulla Sicilia, ma soprattutto sulla Calabria ionica, sulla Basilicata e su tutta la Puglia, con umbrifaraggi dalla sera. Domenica tutto il centro-sud sarà assediato dal ciclone, con piogge e maltempo in risalita verso la Romagna. La Chiesa anglicana si appresta a una svolta storica consentendo la benedizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso quando questi diventeranno legali. Lo ha suggerito una commissione ristretta di vescovi. Il rapporto, nel sottolineare che la società è cambiata e la Chiesa si deve adeguare ai tempi, chiederà la fine del bando finora imposto su questo tipo di funzioni che in futuro, in termini pratici, equivarranno, tranne che nel nome, a dei veri e propri matrimoni. The Wolf of Wall Street evita il divieto ai minori di 17 anni grazie ai tagli effettuati all'ultimo momento e malvolentieri da Martin Scorsese. Sono state eliminate le scene di sesso esplicito che il regista italo-americano aveva giudicato in un primo momento necessarie. Il film, al vaglio della censura americana, ha così ottenuto la possibilità per i minori di accedere alla proiezione solo se accompagnati da adulti.